Si è svolta a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, la giornata conclusiva dell'iniziativa Meridiano d'Europa, Which Europe, promossa dall'associazione ACMOS in collaborazione con l'Associazione Islamica delle Alpi, Giovani Federalisti, AFD e La Stampa. Con il presidente dell'Assemblea legislativa piemontese del Comitato regionale per i diritti umani Mauro Laus sono intervenuti, moderati da Fabio Trocino del Comitato, il presidente di ACMOS Diego Montemagno, i consiglieri regionali Domenico Rossi e Daniele Valle, il parlamentare Davide Mattiello e la coordinatrice del progetto Chiara Andena. Il progetto, partito nell'ottobre 2016, ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia e permesso a 250 ragazzi di Torino, Verbania, Novara, Trieste, Bologna, Firenze, Foligno e Parma di visitare Calais per incontrare le associazioni e i volontari che si prendono cura dei migranti e di soggiornare a Bruxelles per visitare le istituzioni europee e il quartiere multiculturale di Molenbeek. È stata un'iniziativa molto bella, molto profonda. È un racconto da parte di questi giovani che in pratica hanno un senso civico, un senso di cittadinanza attiva di gran lunga superiore a persone che hanno la rappresentanza delle istituzioni, rappresentanza politica. Quindi significa che le cose possono cambiare. La cosa più bella e straordinaria è che quando questo vento di freschezza arriva nelle istituzioni, se le istituzioni aprono la porta, e noi questa porta con il Comitato dei Diritti Umani l'abbiamo aperta e quindi ci lasciamo contaminare, e i prossimi anni con il Comitato dei Diritti Umani cerchiamo di rendere ancora più forte e più virtuoso questo progetto.